arrivano portandosi dietro le sedie. La Casa delle Donne del Mediterraneo è al momento uno spazio vuoto, ma uno spazio è già una vittoria che si festeggia nel più tradizionale dei modi. Qui c'è ancora molto da fare. Moltissimo, moltissimo. Intanto registriamo un successo, che è quello degli Stati Generali, che in 3 mesi sono riusciti ad ottenere ciò che tutte le donne chiedevano da 10 anni. Lei è Lorena Saracino, che ha ricevuto dall'assessore al patrimonio Titti De Simone le chiavi della casa a nome degli Stati Generali delle Donne. Come Stati Generali eravate partite per stimolare una maggiore partecipazione femminile in politica. Qui si va oltre. No, qui si mettono le basi di questo, perché questa sarà anche la sede dove noi faremo formazione politica. Politica, ma non di parte, in questa casa vige la trasversalità. Che è un termine che non a tutti piace, ma che per noi indica proprio questo voler abbracciare indifferentemente la destra, la sinistra o qualunque componente politica, quello che conta qui dentro è la tutela dei diritti delle donne. Politica, ma non solo politica. Cosa vi aspettate da questo spazio? Prima di tutto una condivisione di rapporti che è fondamentale. Mezzo di aggregazione soprattutto. Quindi c'è bisogno di questo tipo di spazi di aggregazione? Assolutamente, perché le donne poi hanno le difficoltà. Un luogo dove le donne si possano integrare e implementare le pari opportunità, perché la parità non l'abbiamo ancora raggiunta.